manuale di riparazione. Cliccando in manuale di riparazione, troviamo tutte le informazioni disponibili su HGS Data per la vettura selezionata. Come prima cosa, apriamo la lista e andiamo a selezionare la categoria interessata. Per esempio, se dobbiamo sostituire la cinghia di distribuzione, selezioniamo motore, distribuzione e codice motore corretto. Qui troviamo tutta la procedura completa per effettuare la lavorazione. Troviamo le avvertenze, le indicazioni sulla lavorazione, gli utensili speciali necessari, i tempi e le coppie di serraggio e tutte le fasi di smontaggio. Con il tasto stampa è possibile inserire i dati della vettura del cliente e creare file PDF. Un altro esempio: se dobbiamo sostituire l'olio al cambio automatico della vettura selezionata, andiamo su trasmissione, svuotamento, riempimento, olio cambio, cambio marcia diretto 0D9. Come abbiamo visto per la cinghia di distribuzione, anche qui abbiamo tutte le informazioni necessarie, le indicazioni, gli utensili speciali necessari, tempi, quantità di riempimento e coppie di serraggio e tutta la fase di lavorazione. In manuale di riparazione si possono trovare anche molte altre informazioni importanti, come ad esempio il blocco di emergenza dei freni di stazionamento nei veicoli con freno a mano elettrico. Per ricercare questa informazione andiamo su autotelaio, sistema frenante e qui troveremo l'informazione ricercata. Inoltre possiamo trovare la decodifica dei codici guasto, il pinout della presa OBD e la descrizione dei codici guasto. Qui possiamo trovare anche le codifiche, come ad esempio la codifica del telecomando. Sfogliando l'elenco si possono trovare molte altre informazioni come la diagnosi generale, lo smontaggio di parti di carrozzeria come carrozzeria esterna e carrozzeria interna e in gestione motore diagnosi possiamo trovare informazioni su attuatori e sensori motore.